do you think they'll drop the bomb? Il muro è ormai in piedi. Ma non soltanto quello tra Roger Waters ed il suo pubblico, quello che in un certo senso darà vita a The Wall, un doppio album che ha fatto la storia del rock internazionale. C'è un altro muro all'interno degli stessi Pink Floyd, un muro virtuale che divide la band. Ad un certo punto, voci confermate o meno, sembrano essere tutti uno contro l'altro. Ufficiale è la rottura tra Roger Waters e Richard Wright. Dissapori che vanno avanti da tempo, forse da anni, ma la spaccatura definitiva si consuma quando ormai The Wall è quasi ultimato. In sei mesi le parti registrate sono ormai parecchie. Alcuni passaggi nelle incisioni hanno però dei ritardi. Addirittura si perde l'urlo di Waters nella parte 2 di Another Brick in the Wall. Per completare le parti mancanti, lo stesso bassista chiede a Bob Ezrin se era disposto ad iniziare una settimana prima sulle parti di tastiera insieme a Rick. Se Ezrin è d'accordo, Wright è di tutt'altro avviso. Non soffrivo di depressione clinica, dirà anni dopo il tastierista, sottolineando un certo fastidio verso l'ego di Waters, perché qualunque cosa cercassi di fare avrebbe detto che era sbagliata. In pratica, Wright disse no al rientro anticipato dalle vacanze a Rodi, dove si trovava con la famiglia, per tornare in studio alla data inizialmente concordata. Dissi a David Nick che non potevo più lavorare con lui, e loro mi diedero ragione. Il ricordo di Waters. Il quale, puntando sul fatto che tutti fossero ormai in bancarotta a causa di investimenti sbagliati, mise Wright letteralmente spalle al muro. O te ne vai dopo che l'album è finito, o butto via tutto. Per lo stesso tastierista era un bluff, ma sapevo che avrebbe potuto farlo, che significava niente diritti dall'album e niente soldi. Alla fine rispose: va bene, e me ne andai. In un certo senso sono stato felice di farlo. Addirittura allo stesso fondatore dei Pink Floyd sono attribuite dichiarazioni che Gilmour non ha mai confermato. Dave venne a casa e mi disse: liberiamoci anche di Nick. Ma io risposi che era un mio amico e che non se ne parla. E ancora, l'idea del grosso e cattivo Roger che improvvisamente si sbarazza da solo di Rick è una sciocchezza. Un parto difficile, quello di The Wall. Forse per l'impegno, forse per lo stress, forse per il momento difficile che stava passando il gruppo, anche per motivi economici. Ma certamente la sua realizzazione ha minato le certezze, già pochissime, all'interno dei Pink Floyd. Mother, do you think she's good enough? Do you think she's dangerous?